Stasera, grazie, siamo stimolati dal libro di Angelo Baracca, parliamo della ricerca, dei risultati della ricerca e della medicina a Cuba, con l'autore Angelo Baracca e con Monica Zoppè. Angelo Baracca, lo conoscete con Rosetta Franco. Ah no, vabbè, il libro è scritto con Rosetta Franco, c'è anche Monica Zoppè che ci racconterà della sua esperienza con le strutture sanitarie biomediche a Cuba. E Angelo, credo lo conoscete tutti, già dagli anni 70 ha partecipato al dibattito tra il rapporto tra scienza e società, si è occupato di nucleare, di disarmo, ha insegnato tutta la vita all'Università di Firenze, credo, meccanica statistica. E tuttora è storia della fisica, e infatti l'ho conosciuto nel 90 quando ci fu l'occupazione, il famoso movimento La Pantera, venne a Pisa e raccontò a noi studenti degli argomenti completamente nuovi, almeno per noi, giovani studenti. E tuttora è attivo, ci troviamo nel comitato, diciamo, per il No a Camp Derby. E poi Monica Zoppè, ricercatrice del CNR, biologa, che ha fatto ricerche un po' in giro per tutto il mondo, dal 2001 è a Pisa, e si occupa di visualizzazione delle strutture biomolecolari e ci racconterà del suo rapporto con le strutture scientifiche cubane. Dunque, io sono stimolato dal libro di Angelo Baracca e Rosetta Francone, che definisco un libro necessario. Volevo trattare alcuni aspetti che vesulano un po' anche, diciamo, strettamente dagli argomenti trattati, e segnalano come Cuba in realtà rappresenti nell'altro mondo possibile un mondo che in qualche modo si è realizzato, con tutte le difficoltà della realtà cubana che poi appunto ci racconteranno i nostri relatori. Io volevo partire da un discorso che fece Fidel Castro il 15 gennaio del 1960, quindi un anno dopo la rivoluzione, esattamente un anno dopo diciamo, la vittoria rivoluzionaria su Batista, e lui disse: il futuro di Cuba deve essere necessariamente un futuro di uomini di scienza, di uomini di pensiero, perché è precisamente quello che più stiamo seminando. E vedremo come e se questo effettivamente è questo programma iniziale puntato, un paese poverissimo puntato sulla scienza e sull'evoluzione dell'essere umano, dovuta anche al pensiero soprattutto scientifico, si è realizzato. Oggi Cuba ha il 2% della popolazione dell'America Latina, il Centro America, ma vanta circa il 10%, tra il 9 e l'11% dei tecnici e degli scienziati del continente. Questo già è un dato importante che indica il percorso fatto. Si parla di scienza, ma in realtà poi che cos'è la scienza? La scienza, allora, c'è un concetto astratto di scienza che è quello di estrarre informazione e conoscenza nel rapporto tra l'umano e la natura. Questo però è il concetto astratto di scienza. Poi si realizza nelle condizioni particolari, economiche e sociali in cui l'attività scientifica viene praticata. Quindi questo significa che il processo di estrazione di conoscenza della natura di volta in volta, come aspetto specifico delle relazioni e dei rapporti tra le classi in una data società, è condizionata da quelli che sono gli aspetti economici, sociali di quella società. Cioè, se in una società c'è la predominanza, cioè del controllo privato dei mezzi di produzione, la scienza seguirà questo processo dovuto al fatto che gli interessi multinazionali, gli interessi dei gruppi dominanti indicano anche che cosa si deve fare per scienza e quali sono le ricadute sociali. A Cuba, dove c'è il controllo pubblico dei mezzi di produzione, fare scienza significa anche qualcos'altro. E la ricaduta che è più evidente è proprio nell'ambito della medicina, come ha mostrato benissimo il libro Angelo e Rosetta Francone. Cioè, siccome la sanità è qualcosa che deve essere appartenere a tutti, la medicina come risultato di tutto il processo scientifico, di vari settori scientifici, deve avere una ricaduta che deve andare a beneficio di tutti. E c'è anche un altro aspetto molto importante. Richiamo una frase che è stata attribuita a Lenin, che diceva: socialismo e calcolo. Allora, questo è molto importante perché poi verrà preso da Che Guevara all'inizio degli anni 60. Cosa significa il socialismo e il calcolo? Significa la predominanza degli aspetti politici in un sistema socialista, che è un sistema pianificato economicamente,
sugli aspetti prettamente economici, cioè è la politica, sono i piani quinquennali, cioè comunque piani, la pianificazione che definisce gli obiettivi da raggiungere, poi deve essere l'economia, in qualche modo deve cercare di realizzarli. Quindi quando si dice che la sanità deve essere qualcosa di garantito a tutti, si sta facendo un'affermazione che è prettamente politica e sociale invece che economica. Questo è un aspetto molto importante, infatti da questa frase di socialismo e calcolo di Lenin passo a una frase di Che Guevara del 1962. Lui diceva, l'ho presa proprio dal libro a pagina 128, Che Guevara diceva: stiamo entrando nell'era dell'automazione e dell'elettronica, dobbiamo pensare all'elettronica in funzione del socialismo e della transizione al comunismo. Questa è un'affermazione estremamente importante e non è un caso che avvenga nel 1962. Perché? Perché in un sistema pianificato socialista, quando appunto Lenin diceva socialismo è calcolo, quello che si deve fare in ogni momento è sapere, avere una fotografia esatta di qual è il panorama economico, sociale, produttivo di quel paese. Allora, immaginate un paese come l'Unione Sovietica, un paese di una complessità enorme, per gestire questa situazione bisogna avere degli strumenti che fino agli anni 50 non ci sono stati, che sono i computer. Non è un caso che internet, la rete, diciamo l'informatica come la conosciamo oggi, si sia affermata nel 1991 quando è crollata l'Unione Sovietica. Già negli anni 50 i grandi pianificatori sovietici, tra cui per esempio uno era Kantorovich, avevano capito, perché stavano facendo in quel momento, che i computer sarebbero stati determinanti per riuscire a realizzare una pianificazione efficace. Il sistema sovietico è stato sempre un sistema inefficace perché paradossalmente non c'era la possibilità di trasferire informazioni tra i vari siti produttivi, tra le unità dei siti produttivi anche in tempo reale. Quindi magari banalmente si chiedeva all'unità produttiva di preparare dei bulloni del 12, quando magari dopo una settimana le esigenze erano cambiate, servivano quelli del 14. Quindi alla fine avevi il bullone del 12, non te ne serviva, non te ne facevi nulla, avevi bisogno di quelli del 14. Nacque alla fine degli anni 50 una scuola di cibernetica, si chiama la scuola di cibernetica di Kiev, che cercava di puntare proprio sull'uso massiccio delle tecnologie informatiche per gestire le informazioni in un sistema di pianificazione. Quella scuola fu messa da parte e infatti Che Guevara criticò l'abbandono della cibernetica perché vista come scienza borghese, quando invece a Cuba cercarono di avviare un processo di informatizzazione. Faccio solo un inciso, negli ultimi mesi avete sentito parlare di Alessio Figalli, che ha vinto matematica, ha studiato anche qui alla scuola normale, che ha vinto la medaglia Fields, che è l'equivalente al premio Nobel della matematica. Ebbene, Alessio Figalli studia un problema di Kantorovich. Kantorovich è stato un matematico e pianificatore che ha vinto il premio Nobel per l'economia nel 1975 e questo problema è un problema di trovare una soluzione ottimale in un sistema di trasporto in cui ci sono vari siti che devono trasferirsi del materiale. Si chiama proprio il problema di Monge-Kantorovich e prende proprio l'esempio da quelli che erano i problemi che i pianificatori, i problemi pratici che i pianificatori si trovavano ad occupare. Per quanto riguarda i computer, c'è una storia molto interessante che appunto racconta anche Angelo, che nel 1959, quando ci fu la rivoluzione a Cuba, c'erano solo due computer a Cuba, di cui uno era utilizzato per gestire le scommesse nel cinodromo di della Valle. Nel 1969, quindi dopo 10 anni di lavoro straordinario, che infatti Angelo racconta benissimo, con varie peripezie, nel 1969 nasce il primo mini computer a Cuba, sviluppato proprio dai cubani, il CD201, che venne installato nei zuccherifici, che era diciamo, il settore principale della produzione cubana, per ottimizzare le operazioni proprio di traffico ferroviario, quindi è il problema di Kantorovich. Salto un altro argomento, molto che anche nel libro mi ha stimolato moltissimo, che è la lezione di Gramsci, l'attualità della lezione di Gramsci a Cuba. Io sono stato nel 2013 a Cuba e proprio stimolato anche da Angelo mi suggerì di partecipare a un congresso che venne tenuto lì a Cuba sui 100 anni del modello di Bohr e potrei vedere con mano di come l'insegnamento di Gramsci è attuale a Cuba. Generalmente quando si va nei congressi internazionali c'è una regola aurea che dice di non
di non parlare di politica o di religione, e invece con i colleghi cubani si parlava tranquillamente, liberamente di politica. Allora, c'è un aspetto che mi ha molto colpito di Gramsci, che generalmente noi lo consideriamo come un malato di soggettivismo idealista. Invece, ultimamente si sta rivalutando il suo programma di democrazia in qualche modo galileana. Cioè, quando lui diceva istruitevi perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, è proprio un programma di una democrazia che parte proprio da avere la scienza come, diciamo, come struttura portante per la formazione dell'individuo. Ed è importante anche un concetto molto tipicamente di Gramsci, che è il rapporto tra l'egemonia e la subalternità, che fu elaborato da Gramsci, ma che trova già anche il suo fondamento in José Martí, che è stato uno dei pensatori fondamentali dell'indipendentismo, dell'affrancamento del colonialismo cubano. Allora, Gramsci enuncia concetti molto chiari, questo, diciamo, il modo in cui va avviata una lotta per la conquista e il mantenimento dell'egemonia, e questo sarà presente moltissimo sia Fidel Castro che Che Guevara. Lui dice, allora, Gramsci dice, ogni gruppo sociale nascendo sul terreno originario di una funzione essenziale nel mondo della produzione economica, quindi la forza lavoro per esempio dei lavoratori, allora questo gruppo sociale crea insieme organicamente a uno o più ceti intellettuali che gli danno un'omogeneità, una consapevolezza, la propria funzione, non solo nel campo economico ma anche in quello sociale e politico, gli danno una nuova funzione, una nuova consapevolezza. Questo concetto in particolare è stato fondamentale a Cuba. Che Guevara sapeva benissimo che nel momento in cui si è affermata la rivoluzione, il coinvolgimento nella produzione di tutti i lavoratori, dare proprio il lavoro e far partecipare alla produzione dei lavoratori cubani era strategico e fondamentale. Questo si ritrova pari pari anche se noi leggiamo oggi la sanità, se vogliamo leggere l'evoluzione della società cubana dal punto di vista della sanità. La sanità ha avuto riconoscimenti internazionali dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e a Cuba la salute è considerata un diritto umano per tutti i cittadini, quindi una priorità nazionale. Quando vi dicevo che la politica è predominante al profitto, all'economia, è questo. Quindi, diciamo, il vincolo che pone la politica all'economia è che la sanità deve essere una priorità, quindi va data una sanità a tutti. Poi come riuscire a realizzarla, quello è l'aspetto più prettamente economico. Di conseguenza Cuba è diventata leader mondiale nel trasferimento tecnologico, soprattutto tra sud e sud. Cuba è stata la rivoluzione anticoloniale fondamentale, la più importante è stata quella cinese, perché il paese ovviamente con dimensioni più grandi, però la Cina fondamentalmente è stato un grande paese, almeno fino al 600, ed è normale che sarebbe diventata un grande paese, ma Cuba è stato sempre un paese fondamentalmente di schiavi e sfruttato. Quindi conquistare un ruolo forza anticoloniale che si confronta anche con una potenza come gli Stati Uniti è fondamentale per tutto il sud del mondo, questo già dal 59 quando ci fu la rivoluzione, e oggi infatti Cuba aiuta i paesi a basso reddito a sviluppare capacità nazionale in campo delle biotecnologie, da formazione tecnica, manda medici in tutto il mondo e facilita l'accesso dei farmaci salvavita a basso costo, per esempio la meningite B e l'epatite B. Il ruolo scientifico di Cuba, le sue cadute sistema sanitario universalistico vanno messe poi anche di pari passo con le conquiste nel campo artistico. Cinema cubano è bellissimo e soprattutto la musica, forse a parte la samba e il tango, tutti quelli che sono le musiche centro e sudamericane vengono tutte da Cuba praticamente, quindi il 90% vengono praticamente tutte da Cuba. Questo, diciamo, parlando appunto di osservatori, cosa hanno letto poi gli osservatori di Cuba? Dice, dalla fine degli anni 80 la visione di Castro, quella che dicevo appunto di diciamo, diventare, diciamo, avere, diciamo, puntare il nostro, diciamo, futuro sulla scienza, cioè quello che il futuro della nazione fosse necessariamente un futuro di uomini di scienza, si è realizzato in una forma che nessuno, e forse nemmeno, ma nemmeno Fidel Castro, avrebbe potuto prevedere. Questo fino agli anni 80. Nel 90, nel 91 succede una cosa molto importante, crolla l'Unione Sovietica ed emergono degli errori che a Cuba hanno fatto, dopo hanno fatto anche, diciamo, diversi errori, uno di questi era il fatto che economicamente era diventata la monocoltura dello zucchero, davano la canna da zucchero all'Unione Sovietica, l'Unione Sovietica dava tutto il resto, su scambio ovviamente asimmetrico, tutto il resto di cui aveva bisogno Cuba, per cui in certi settori non c'era stato uno stimolo in qualche modo a cercare una via cubana nell'avere prodotti, ma ovviamente soprattutto immaginiamo idrocarburi, metano e gas.
Nel 1991 quindi Cuba deve inventare dalla sera alla mattina un'economia nuova, puntano su tre settori fondamentali: il turismo, che crea delle disuguaglianze fortissime, purtroppo, e purtroppo lì c'è anche stato un contributo negativo da parte dell'Italia, perché siccome l'Italia aveva già una tradizione turistica, paesi occidentali, il Partito Comunista che andavano a Cuba, quando nel 91 hanno aperto, diciamo, le frontiere, sono arrivati tantissimi italiani e ci sono stati, insomma, parecchi episodi abbastanza incresciosi. Oggi in qualche modo il turismo è maggiormente controllato, infatti l'Italia dal primo paese che era all'inizio degli anni 90, oggi è il settimo paese come turisti, il primo al Canada. E dicevo, puntano sul turismo, sulla produzione alimentare, perché nel 91 il 25% della, diciamo, di quello che i cubani avevano in tavola gli era sparito, e soprattutto sulle biotecnologie. Fidel Castro nel 91 diceva, proprio nel pieno di una crisi tremenda, non ci può essere il socialismo senza la scienza. La sopravvivenza della rivoluzione del socialismo, la difesa dell'indipendenza di questo paese dipende oggi fondamentalmente dalla scienza e dalla tecnica. Non sto dicendo che sia unicamente un problema di scienza e tecnica, direi che è in primo luogo un problema politico, una questione di coscienza, di spirito di lotta, di volontà, di determinazione e coraggio di resistere, di affrontare le difficoltà qualsiasi esse siano. Questo sforzo della scienza e della tecnica necessita una premessa politica, che è la volontà di lottare e di vincere. Quello che avremo in futuro dobbiamo crearlo noi. Dobbiamo conquistarlo con le nostre braccia, con il nostro sudore, con le nostre intelligenze. Possiamo riuscire a fare molto e possiamo arrivare molto lontano, perché abbiamo ciò che altri non hanno: la qualità di talento accumulato nella nostra società, la quantità di intelligenza sviluppata. Con quello che abbiamo possiamo ottenere ciò che vogliamo. Allora, questo discorso ovviamente può essere esteso universalmente a tantissimi paesi e anche a chi soffre ovviamente di situazioni avverse anche nei paesi più ricchi. Io mi fermo con questo, diciamo, con questo intervento di Fidel Castro e passo la parola ad Angelo. Ciccio, raccontando una cosa che ho preso pochi giorni fa, telefonando, io mi sono sposato con una donna cubana che adesso è a Cuba, telefonato. Voi forse ricorderete che, questo è stato un mese fa, è venuto un tornado al centro dell'Havana, una cosa molto singolare, perché a Cuba c'erano gli uragani, che sono cose diverse. Un tornado è una cosa molto limitata e molto violenta, infatti ha distrutto un quartiere limitato. Gli uragani hanno diametri di decine, centinaia di chilometri, sono cose diverse. Comunque un quartiere è stato praticamente distrutto, anche perché le case non è che fossero poi... Allora, ho chiesto a mia moglie, che era partita da una settimana, com'era la situazione. Ho detto, hanno ricostruito le case a tutti. Se voi pensate ai terremotati nostri, le condizioni in cui sono, un paese che non ha risorse, insomma, Cuba, trovare i materiali per aggiustare le case, c'è lo Stato che avrà requisito delle cose, ovviamente, però il fatto che ha subito puntato a... molti hanno avuto la casa migliore di come l'avevano, perché era un po' fatiscenti e adesso sono state... rimesse in sesto o ricostruite. Adesso i dettagli non li so, insomma, questa cosa mi ha colpita molto e mi ha confermato in alcune cose che, insomma, è la preoccupazione del governo cubano, con tutte le critiche e i limiti, perché, insomma, le cose bisogna anche poi riconoscere legittimamente, come diceva anche Mario, errori ce ne sono stati. Però il fatto che i bisogni della gente vengano messi avanti a tutti, a tutto, mi sembra una cosa. E questa cosa è quello che ha anche caratterizzato questa scelta fatta agli albori della rivoluzione, dal discorso di Fidel Castro del 60, di sviluppare la scienza, la medicina, avendo come obiettivo principale i bisogni prioritari della gente, della popolazione, del paese, ovviamente, perché il paese doveva anche uscire da una condizione molto critica, ovviamente, dopo la rivoluzione. E questa cosa è stata fatta, avviata, in un momento in cui praticamente una metà della componente degli
intellettuali, dei medici, degli scienziati se n'era andata, perché dopo la vittoria della rivoluzione c'è un grande esodo, soprattutto negli Stati Uniti, insomma, e quindi insomma, i medici erano ridotti alla metà, c'era una medicina di buon livello anche precedentemente, però c'erano anche delle persone, soprattutto nelle campagne, che non avevano mai visto un medico in vita loro, come succede in molti paesi dell'America Latina, anche sviluppati, in cui c'è come dire, una componente sociale sviluppata, e chi invece vive in condizioni senza mai aver visto un medico o non essere mai andato a scuola. E in un libro che ho curato nel 2014 sulla storia della fisica a Cuba, nel libro collettivo pubblicato dalla Springer, c'è l'intervista a uno dei maggiori fisici cubani, che dice: io ero figlio di contadini, se non c'era la rivoluzione io non avrei potuto neanche studiare. Invece non solo ha fatto la scuola, l'università, ma è diventato uno dei fisici principali, adesso a una certa età, che chiaramente va un po' di tempo che non lo vedo, ma questo per dire un po' come l'impostazione. Allora, quello che ha detto Mario credo che sia una componente essenziale, il fatto che i dirigenti della rivoluzione sono riusciti a coinvolgere tutta l'intelligenza, i medici, gli scienziati, su un progetto comune, perché i cubani non è che sono degli extraterrestri che hanno intelligenza superiore, hanno sicuramente un'inventiva, una capacità di improvvisare, che io l'ho vista anche in molte cose. Adesso chi abbia visitato Cuba, sembra che purtroppo stiano per scomparire, avrà visto negli anni passati soprattutto quei macchinoni americani degli anni 50, che senza un pezzo di ricambio, perché chiaramente continuano ad andare, si fermano, però partono sempre. Io li ho sempre visti ripartire. Quindi questo è una capacità di arrangiarsi, di fare di necessità virtù in qualche modo, ecco, trovare la maniera di risolvere il problema che hai con quello che hai, senza bisogno di avere a Cuba internet praticamente non c'è, non è di dominio pubblico, e la connessione, io ci sono stato per tanti anni, connettersi a internet è un'impresa, perché anche se uno va negli hotel internazionali dove ci sono connessioni a internet, poi è estremamente lenta. I miei colleghi fisici che organizzano convegni o che devono comunicare con la comunità internazionale, a volte accendono, cercano di entrare a internet di notte, alle 2 di notte, perché hanno Gmail o qualcosa di simile. Di giorno, io mi ricordo, ho provato tante volte, ma uno prova a connettersi, a aprire la posta e sta lì a aspettare un gran pezzo, poi dopo cade la connessione, insomma. Ecco, riescono a organizzare di continuo convegni internazionali. Io non so come facciano, credo che in Italia uno non c'è in partenza, perché siamo abituati a avere le comodità. Insomma, ecco, questa capacità di adattarsi, di arrangiarsi con quello che c'è, di valorizzare le cose che ci sono. Allora, appunto, io credo che questa frase di Gramsci, che abbiamo scritto anche noi, che citava Mario, sia stata proprio, come dire, il nocciolo della questione, perché credo che tutta la comunità scientifica e intellettuale si sia sentita coinvolta direttamente in un progetto
e che qui in Italia non le cose non funzionano così, insomma, i nostri enti di ricerca, le università sono un disastro, insomma, non funzionano. Il fatto di sentirsi tutti coinvolti in un progetto per sviluppare il paese che andava a beneficio della popolazione, dei problemi del paese, per uscire, c'era anche un fattore evidentemente che ha facilitato questa coesione, il fatto che dopo la vittoria della rivoluzione del 1959 Cuba chiaramente era sotto assedio, quindi il fatto di resistere per tanti anni, per 60 anni all'impero americano che era pronto, che anche nel 61 ha anche tentato di invadere Cuba organizzando la spedizione alla Baia dei Porci, che è stata poi completamente gominata. Questo ha anche, come dire, è stato un fattore che ha rafforzato la coesione di tutto il popolo. Insomma, io credo veramente, io non c'ero in quegli anni perché io ci sono andato per la prima volta nel 95, quando la situazione appunto era cambiata molto. Io credo che tutto il popolo intellettuale, ma anche la gente comune, ci si è sentita proprio coinvolta, attivata, mobilitata su un progetto comune che era quello di fare vivere, sopravvivere la rivoluzione alle aggressioni, farla affermare e affermare proprio l'indipendenza di Cuba nei settori vitali come la medicina in un primo momento, che è andata appunto a beneficio poi della popolazione. Voi pensate che durante gli anni 60, nei primi 10 anni della rivoluzione, Cuba ha debellato tutte le malattie tipiche dei paesi del terzo mondo e ha acquistato dalla fine degli anni 60 un profilo sanitario da paese sviluppato di primo mondo. Ha dei tassi di mortalità infantile inferiori a quelli degli Stati Uniti. Ma io ho fatto una presentazione a Livorno con una dottoressa di Livorno che mi diceva che i tassi di mortalità infantile nella nostra zona sono un po' superiori a quelli di Cuba. Insomma, dei parametri sanitari migliori addirittura anche del nostro paese. E questo la dice anche Luca sul fatto che ci sia proprio una cura del fatto che la gente, perché anche a Cuba non è che i farmaci abbondano, però evidentemente c'è anche un regime di vita che facilita la prevenzione delle malattie, anche in condizioni che possono essere precarie per altri aspetti economici o di altre cose. Una caratteristica che fu la prima che mi colpì, adesso non voglio parlare molto a lungo, ma credo che sia importante per capire, e che nel libro l'abbiamo molto enfatizzata. Quando io arrivai a Cuba nel 94, ma poi la mia collaborazione con la facoltà di fisica partì nel 95, io fui accolto immediatamente in maniera molto bella, molto amichevole, e come diceva anche Monica prima, io in tutti questi anni non ho mai visto due colleghi cubani litigare fra loro, polemizzare, insomma questo spirito di cooperazione, di lavorare su un programma comune, un progetto comune a tutti, mi sembra che ancora domini. Non ci sono. Beh, è vero che da noi le rivalità poi dipendono molto dai concorsi, dalle carriere, dai finanziamenti, le cose che chiaramente queste cose qui sono molto più lisce, quindi sono un fattore in meno, però io realmente ho sempre sentito tutti i colleghi esprimersi nel modo migliore su tutti gli altri, insomma, non ho mai colto
punta di polemica, insomma, proprio l'idea di lavorare insieme, di collaborare tutti, mi sembra che domini. Allora, quando io arrivai nei primi tempi, non conoscevo la situazione, io ero andato lì e io sono fisico e ero convinto di trovare un livello della fisica molto buono, perché dal 61 al 62 Cuba è stata nell'area nel blocco comunista, diciamo, no? Quindi l'Unione Sovietica ha cooperato e contribuito molto, la fisica sovietica è sempre stata una scienza di punta a livello mondiale, quindi non mi meravigliavo, anzi mi aspettavo, anche se non conoscevo direttamente la situazione, che la fisica fosse, no, a livello molto buono, e l'attribuivo appunto al fatto che Cuba aveva collaborato per decenni con l'Unione Sovietica. Invece appena arrivai, parlando con i colleghi, cominciarono a dirmi: ma guarda che dal 62 ci sono stati un sacco di fisici occidentali di paesi capitalisti, molti francesi, dagli Stati Uniti, un argentino, un israeliano, un britannico, insomma moltissimi. Pensate che la comunità scientifica cubana allora poi era veramente, dovevano essere poche decine di fisici che lavoravano nelle università, appunto. E la cosa mi colpì abbastanza e mi raccontavano anche alcune cose che questi, soprattutto i francesi, in Francia c'è sempre stata una tradizione fra i fisici di sinistra molto forte. Joliot Curie è stato un comunista, è stato un dirigente della resistenza in Francia addirittura, quindi c'è un forte radicamento, c'era del Partito Comunista, adesso non lo so, saranno cambiate le cose, ma insomma questa forte tradizione di sinistra. E i francesi che sono stati numerosi in quegli anni e hanno, cose che mi raccontavano, hanno messo in piedi laboratori, officine, oltre a tenere corsi avanzati, perché a Cuba non c'era una preparazione. Allora c'era, prima della rivoluzione, un buon livello di fisica, ma un livello che non si estendeva alla fisica moderna, alla meccanica quantistica, alle teorie moderne. C'era un buon livello di preparazione in quella che noi chiamiamo la fisica classica, c'erano dei buoni testi per le scuole superiori, dei buoni insegnanti, quindi una preparazione di base che però non arrivava alla ricerca scientifica. La ricerca scientifica era completamente assente, insomma, non c'era proprio l'idea c'era l'insegnamento per preparare gli insegnanti di scuole superiori, insomma, e quindi i fisici occidentali, francesi ma non solo, che cominciarono a tenere dei corsi avanzati, anche a mettere in piedi delle attività di ricerca. E proprio sulla base dell'idea del CE che il futuro fosse nella fisica dei semiconduttori, dei transistori, nell'elettronica a stato solido, cominciarono a fare insieme ai cubani le prime ricerche da mettere in piedi. Adesso non posso entrarvi in dettaglio, ho visto anche alcune delle apparecchiature che utilizzavano, e cominciarono per esempio nel 1968, realizzarono il primo diodo semiconduttore a germanio realizzato completamente in Cuba, e negli anni
primi anni 70, puntando allo sviluppo della microelettronica, e raggiunse un livello molto buono comparato allo stato dell'America Latina, dove ci sono dei paesi molto più grossi, il Brasile, il Cile, l'Argentina, che avevano anche una tradizione scientifica antecedente. Quindi, mentre a Cuba sono partiti in quegli anni, nel 65 venne fatto il quinto convegno di fisica dello stato solido, venne organizzato a La Habana dai cubani, era un convegno latinoamericano, confermò il fatto che Cuba aveva raggiunto un livello paragonabile a quello di paesi con maggiore tradizione, maggiori risorse e comunità scientifica molto più grossa. Però già in questo sviluppo della microelettronica, i francesi avevano portato delle tecnologie che i sovietici non avevano ancora sviluppato. I primi transistori erano a germanio, e adesso non entro in dettagli, che è il materiale semiconduttore più comune. Però i francesi introdussero la tecnica del silicio, che è molto più avanzata, molto più flessibile, e quindi i cubani la presero dai francesi, e quindi lo sviluppo della microelettronica già indicò questo fatto, che Cuba sviluppava una ricerca scientifica che non era completamente dipendente dalla Unione Sovietica, ma aveva già delle aspetti, aveva preso da molte scuole. Questa caratteristica è proprio stata tipica dei cubani, perché anche sotto degli anni in cui la collaborazione con l'Unione Sovietica si è sviluppata più pienamente, Cuba ha sempre avuto degli accordi di cooperazione con altri paesi occidentali, quindi si è sempre mantenuta una grande libertà di azione, insomma non è mai stata un satellite dell'Unione Sovietica, proprio come dire subalterno all'ideologia, alla politica dell'Unione Sovietica. Questo si vide anche quando Cuba intervenne in Africa, perché quando intervenne in Africa, in Angola, lo fece in maniera indipendente. L'Unione Sovietica aveva una posizione molto più tattica e i cubani intervennero direttamente, e per chi non lo sapesse hanno avuto un ruolo fondamentale nel, anche se indiretto, in quello che è stato poi l'abbattimento dell'apartheid in Sudafrica, perché i cubani con un esercito largamente di colore hanno sconfitto il maggiore esercito dell'Africa, che era del Sudafrica, e questo è stato una cosa che ha abbattuto fortemente il prestigio del Sudafrica. Quindi insomma ci sono tanti meriti che non so se l'azione poi in Sudafrica è stata tutta accettabile, insomma adesso ci entra in dettagli, però ci sono degli aspetti, appunto con Cuba, questa piccola Cuba, come diceva Mario, che è proprio un'isoletta microscopica che si vede appena sul mappamondo, ha avuto un ruolo internazionale enorme con la rivoluzione e dopo la rivoluzione. Questa caratteristica di riuscire a prendere le cose migliori da tante scuole scientifiche è poi diventata eclatante nel caso della biotecnologia, perché l'Unione Sovietica,
che era molto avanzata nella fisica, nell'ingegneria, nella tecnologia. Invece nel campo della genetica era estremamente arretrata, perché negli anni 30 c'era stato Lysenko, un agronomo, che aveva introdotto l'idea, e l'aveva anche poi imposta anche per volere di Stalin, l'idea che i caratteri delle specie fossero modificabili dalle condizioni ambientali e fossero i caratteri acquisiti dalle modificazioni ambientali fossero trasmissibili alla prole e alla specie, cosa che invece non è vera. Questa affermazione di Lysenko, poi che divenne egemonica, portò al fatto che la genetica in Unione Sovietica non si sviluppò proprio negli anni in cui esplodeva in Occidente, perché la doppia elica di Watson e Crick è del 42, 53, mi sbaglio, quindi ancora peggio, perché sì, è proprio vicino. E quindi prima del 42 è stata la dimostrazione del fatto che caratteri ereditari risiedono nel DNA. Quello era non era sbagliato, era solo. Sì, sì. E quindi il fatto di avere eliminato la genetica in Unione Sovietica proprio quando si stava affermando faceva sì che l'Unione Sovietica non era in grado di portare a Cuba le conoscenze avanzate che erano necessarie poi per quello che è stato lo sviluppo della biotecnologia. E qui c'è un paragrafo ampio del libro che è veramente nuovo anche a livello internazionale, perché l'abbiamo scoperto noi contattando negli anni 70, dall'inizio degli anni 70, la giovane generazione di biologi italiani molto numerosa, quasi tutti sono andati a Cuba a tenere dei corsi, era la generazione che veniva dal 68, quindi persone di sinistra, c'è anche un biologo molto noto di Pisa, Marcello Buiatti, che è andato a tenere dei corsi, è stato soprattutto Paolo Amati, un biologo che adesso è a Roma ed che abbiamo anche conosciuto, intervistato, che ha organizzato dei corsi intensivi, ma sono numerosissimi. C'è un box nel paragrafo in cui si parla di questo, che elenca anche tutti i biologi italiani che sono andati a Cuba. È stato anche difficile contattarli perché poi documenti non ce ne sono. Insomma, i biologi italiani sono coloro che hanno formato la generazione dei biologi genetisti e biologi cubani che poi dopo negli anni 80 hanno sviluppato la biotecnologia. E anche qui il racconto è molto significativo, lo riassumo perché adesso non voglio andare avanti per molto. All'inizio degli anni 80 si era diffusa un po' in tutto il mondo l'idea che l'interferone umano, adesso Monica può dire meglio queste cose se vuole, io sono un fisico, quindi fosse una qualcosa di estremamente efficace per curare un sacco di malattie, anche il cancro. Allora questa cosa i medici cubani l'avevano presente Fidel riuscì a far venire un oncologo statunitense molto quotato che visitò Cuba e che incontri anche con Fidel e che rafforzò quest'idea. Un paio di medici andarono all'ospedale, non mi ricordo dove era, Boston, no, non era Boston, ma adesso non mi posso
non è importante. E questo oncologo indicò ai cubani lo scienziato che aveva realizzato per primo una tecnica nuova per produrre l'interferonuma umano in grandi quantità. Era questo Karim Kantel di Helsinki, un finlandese. Allora, i cubani, l'ambasciatore cubano in Finlandia prese contatti con Kantel, ottenne che Kantel potesse ospitare per una settimana sei medici cubani. Kantel, fra l'altro, una cosa anche molto bella, non aveva brevettato il suo metodo perché voleva proprio che si diffondesse per poter dare a tutti il modo di produrre l'interferone, questa cosa che a quel tempo era molto votata come rimedio per tante cose. Questi sei cubani andarono, c'è un capitolo delle memorie di Kantel proprio tutto dedicato alla visita dei cubani, perché rimase anche lui strabiliato. Allora, questi sei cubani arrivarono a Helsinki dopo il viaggio, c'è il jet lag, la mattina alle 9 erano in istituto, hanno lavorato indifessamente per una settimana, prendendo appunti, sono tornati a Cuba e dopo due mesi Kantel ha ricevuto un telegramma che avevano riprodotto il metodo che avevano visto e studiato. Fidel al ritorno gli aveva dato una delle ville dell'epoca ancora coloniale della Havana dell'Ovest a disposizione, gli aveva dato i mezzi per ottenere tutti le apparecchiature necessarie, ovviamente con delle triangolazioni, perché il bloccheo degli Stati Uniti scattò nel 62 e da allora, come sapete, vige ancora, quindi ottenere strumenti, reagenti e altre cose è una cosa estremamente difficile. In due mesi lui rimase strabiliato, non solo, l'avevano invitato all'inaugurazione del centro, ma lui mandò una sua collaboratrice, la quale andò all'inaugurazione. Nel frattempo era scoppiata una epidemia di dengue, il dengue è una malattia molto grave trasmessa dalla zanzara. Allora i cubani avevano immediatamente usato l'interferone che avevano prodotto sulla popolazione e avevano debellato questa epidemia. Questa collaboratrice di Kantel che andò lì si prese il dengue, tornò a Helsinki a avere il dengue. Allora Kantel, sull'esempio dei cubani, usò l'interferone, scrive nelle memorie. Non so se è stato quello, ma lei è guarita, insomma. Questo fatto di utilizzare in maniera non improvvisata, cioè di aggirare, credo, tutta la procedura dei test clinici, delle verifiche, delle cose, è una cosa che ancora i cubani in qualche modo, io non sono del settore, forse tu puoi dire qualcosa di più, ma insomma, per farla breve, ecco, mi pare che questo esemplifichi quella cosa che dicevo, che i cubani sono aperti e disponibili a ricevere, a cogliere gli insegnamenti di tutto, e hanno questa capacità poi di realizzare le cose con i mezzi che loro e di farle funzionare e farle andare avanti. Allora, per tagliare proprio, altrimenti
sono troppo lungo, sulla scia di queste cose, nell'86 a Cuba venne inaugurato il centro di ingegneria genetica e biotecnologia, che il centro di ricerca più grosso di Cuba, poi dopo ne sono stati creati moltissimi altri, e da allora Cuba è diventata un paese all'avanguardia a livello mondiale nel campo della biotecnologia, perché ha veramente dei brevetti anche originali, unici cubani. Adesso non entro nei dettagli perché poi questo è il settore che ha curato più la mia coautrice della Franconi, che non io, le cose le ho lette, però non ho la presenza di spirito della fisica, posso citare delle cose, ma in malattia cose simili c'è il vaccino per la meningite B, mi pare, o C, perché mi confondo, che i cubani hanno fatto per primi al mondo, e poi un altro per un'altra cosa, adesso è inutile. E hanno sviluppato questo settore che impiega migliaia di biotecnologi e fisici, perché poi il discorso sarebbe anche complesso, ma siccome all'inizio, negli anni 60, lo sviluppo scientifico, anche per la presenza dei sovietici, è stato puntato soprattutto allo sviluppo della fisica, appunto Lince aveva quest'idea che il futuro fosse nella fisica dei semiconduttori e nell'elettronica. È stata una scelta secondo me anche molto saggia, perché ha creato una base di personale scientifico molto preparato a metodi rigorosi, a metodi scientifici rigorosi, precisi, e ha fornito poi il personale a tante altre branche. Quando la biotecnologia si è sviluppata, molti fisici lavoravano in fisica medica, in cose di questo tipo, quindi si sono inseriti e c'è una componente molto grossa che lavora nel campo della biotecnologia. Insomma, per farla breve, Cuba è all'avanguardia nel mondo nel campo della biotecnologia con un modello alternativo a quello capital intensive dominante, il fatto di riuscire a fare molto con poco e in maniera più efficiente è una caratteristica, proprio la caratteristica tipica, e chiudo perché sarei veramente troppo lungo, è che la biotecnologia a Cuba si basa su una concezione di un ciclo integrale che va dalla ricerca alla sperimentazione di quello che si ottiene, ai test clinici, alla produzione del farmaco, alla commercializzazione. È tutto concentrato e coordinato con delle economie di scala evidentemente molto grosse, ma questa caratteristica che Cuba sia all'avanguardia in questo campo, credo che anche per chi da tempo o anche recentemente viaggia a Cuba, conosce Cuba, non sia una cosa molto nota. Fra le caratteristiche di Cuba, il fatto che sia così avanzata in campo scientifico e medico, che le cose sono molto collegate, perché poi lì questa struttura complessiva e coordinata, le università, i centri di ricerca sono tutti collegati tra loro, non c'è la frammentazione che vige da noi, insomma. Ecco. Questo fatto credo veramente che in questo libro, rendendolo noto, ci dia un contributo alla conoscenza di Cuba e all'apprezzamento da parte di tutti, anche di chi non conosce Cuba o non conosce tante realizzazioni che sono state fatte, tante vicende della rivoluzione. Mi fermo qui.
per averci illustrato i temi del libro. Dall'altro mi sembra che le biotecnologie sono la terza voce del bilancio globale. La terza voce di ingresso di valuta pregiata nell'economia globale. Dopo il turismo, che ha già commentato, che fa anche tanti danni alla differenza della biotecnologia, e un altro settore non è venuto qua adesso. Quindi il fatto che nel 91, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, Fidel abbia puntato ancora di nuovo allo sviluppo della biotecnologia e della medicina è un fattore che è fondamentale anche per il fatto che Cuba ha resistito. C'è uno statunitense che dirige un settore di ricerche storiche dell'ospedale di Houston, che ha scritto delle cose su Cuba, e c'è, mi ricordo quasi testualmente una frase, nel 91 Fidel fece una cosa eccezionale, in piena crisi investì un milione di dollari nella biotecnologia, proprio lo riporta come una cosa. Se pensate che da noi con la crisi i tagli sono i primi, sono andati alla ricerca, all'istruzione, insomma, il fatto che dovrebbe insegnare molto anche a noi, insomma, in un momento di crisi si investe nei campi innovativi, non è che si tagliano le cose e si chiudono i campi che possono veramente aprire possibilità nuove. Voi avete scritto il libro fino al 2014, Monica Zoppè è stata recentemente nel 2017 a Cuba, e quindi ci puoi raccontare la tua esperienza, che è molto importante, perché ti sei proprio aspetto nel campo biomedico, biologico, biotecnologico. Sì, io sono stata proprio al centro di ingegneria genetica e biotecnologie e racconto un po' la mia esperienza. Io non ho una preparazione dotta come Angelo, anzi vi ringrazio per avermi messo vicino, così almeno fa più bella figura lui. Cos'è successo? Che grazie ad Angelo nel 2017 venne in visita un fisico cubano che lavorava alla CGB e che si occupava di risonanza magnetica. Venne per tenere delle conferenze, fu a Firenze e Angelo mi chiamò e disse: ma non è che volete farlo venire anche a Pisa a sentire se ha qualche cosa da dire? Quindi ho detto sì, vabbè dai, organizziamo un seminario qui a Pisa alla CNR dove lavoro, e lì per lì avevamo quelle 2-3 ore, abbiamo detto ma proviamo a vedere se riusciamo a buttare giù qualche cosa, un progettino, qualche cosa che si può fare insieme. E Carlos Cabal, questo fisico, si occupa di risonanza magnetica e uno delle numerose applicazioni della risonanza magnetica è quella ricerca sulle strutture delle proteine. Io mi occupo di strutture e di movimenti delle proteine, quindi è una cosa molto lontana dall'applicazione clinica che si può immaginare sia il centro delle ricerche di un istituto come il CGP. Però insomma, comunque tutte le cose viventi, dai virus ai batteri, oltre alle piante e agli animali superiori, compresi gli umani, sono sostanzialmente operati, costituiti da proteine, cioè DNA, l'informazione e proteine sono quelle che fanno il lavoro. Quindi abbiamo provato, abbiamo detto ma vediamo, riusciamo a scrivere un progetto piccolissimo. Il CNR ha questo programma, si chiama Short-Term Mobility, che è proprio un programma disegnato per visite brevi, o chiamare dei ricercatori dall'estero che possano venire in Italia per un breve periodo, oppure per noi ricercatori del CNR andare all'estero sempre per un breve periodo, con lo scopo di
di costruire delle nuove ricerche, di costruire delle relazioni o magari di finire un piccolo progetto che manca, cioè non è una cosa, un progetto di 2 anni, 3 anni, cioè non si può fare, però una short term si può chiedere con uno sforzo relativamente piccolo. Quindi ci mettiamo lì, scriviamo questo progetto, una pagina molto facile, e lo mandiamo al CNR, viene ovviamente bocciato. Pronti via. L'anno successivo, questo avveniva nel 2017, nel 2016 se non mi sbaglio, e nel 2017 il CNR, nuova tornata di short term, io avevo questo progetto già pronto, ho detto ma l'anno è stato diciamo approvato come contenuto, però non era fra i fondi, non erano sufficienti per riuscire a finanziare anche quello lì, fai 6 soliti, se ne finanziano 10, tu arriva a 12, 13, 11, classico. Io dico ma io ce l'ho già qua pronto, rimandiamo, lo rimando, pum, è arrivato secondo. E quindi questa volta ne hanno finanziati 10 comunque, io c'ero dentro e chiamo, mi rimetto in contatto con il professor Cavalle e gli dico guarda, hanno Carlos Cavalle. Ce l'hanno finanziato, possiamo venire, era una cosa che bisognava fare un po' di corse, dice sì sì va bene dai vieni facciamo, combiniamo, vabbè, tutto un po' freneticamente perché poi i tempi erano stretti, avevamo messo dei tempi che CNR ha tardato nell'approvazione e non si poteva aspettare più di un tot perché dovevano ricadere nelle spese dell'anno, insomma nel giro di 2 mesi parto. Arrivo lì e qualche settimana prima di partire Carlos mi scrive e mi dice guarda Monica, io passo i tuoi contatti a questa persona, sarà lui che si prenderà cura di te, di queste cose. Perché qua. Arrivo lì, viene a prendermi questo nuovo, viene all'aeroporto ad accogliermi per fortuna, molto gentili, sono sempre, è sempre un piacere avere a che fare con colleghi cubani, è proprio positivo. Comunque insomma viene a prendermi, mi racconta, guarda Carlos Cavalle è andato in pensione, non c'è più. Quindi anche il tuo progetto, la risonanza magnetica, non se ne può fare niente, dobbiamo ricominciare tutto da capo. Vabbè, andiamo, vado l'indomani, mi passano a prendere. No, ma è stato proprio così, una cosa super improvvisata. Arrivo lì l'indomani e mi dice guarda, il progetto a cui noi stiamo lavorando, a cui teniamo tantissimo, è questa ricerca, perché è un problema grave per Cuba, per tutti i paesi tropicali, e questo sul virus dengue. Sul? Il virus dengue. Ah, il virus dengue, sì, sì. Proprio sul dengue. Posso chiedere una cosa per allora, quali erano le differenti, diciamo, competenze che confluivano in questo progetto? Perché forse all'inizio mi sono un attimo distratto, c'era una differenza di formazione notevole, mi ha detto. Allora, lui è un fisico e si occupava di risonanza magnetica. Ah, e io sono biologa, studio i movimenti e la struttura delle proteine e uno dei modi in cui si possono identificare le coordinate atomiche delle proteine, cioè proprio le strutture molecolari, è tramite la risonanza magnetica. Comunque arrivo lì, non si fa... Sì, proprio le coordinate atomiche, cioè ogni atomo si... XYZ, poi si sa dov'è, come la battaglia navale. Comunque invece arrivo lì, no, non è che si vedono, no. si vedono delle distanze, si utilizzano degli isotopi e la risonanza è quella, la frequenza di risonanza ti dà delle indicazioni sulla distanza fra un atomo e gli altri atomi. Se tu hai una molecola abbastanza piccola di cui hai già un'idea della struttura, con le distanze relative tramite dei sistemi, ci vanno un po' di calcoli. Però insomma alla fine si trovano le strutture.
insomma, di risveglio. Comunque arrivo lì, non si parla né di risonanza né di struttura delle proteine, vi lo stengue. Cioè, io, diciamo, nel periodo in cui ho lavorato come biologa, diciamo, di laboratorio, ho avuto qualche familiarità con dei virus, però non il dengue. Quindi ero completamente digiuno, ho detto vabbè, fantastico, arrivo qua, faccio veramente la figura dell'ignorante totale, perché cioè, me l'avessero detto prima, avrei fatto un giro almeno su Wikipedia cercando niente. Comunque arrivo e loro mi cominciano ad illustrare tutte le loro ricerche, la fisiologia di questo virus, che è un virus molto complicato, sia come struttura sua, no, come struttura sua non è particolarmente complicato, però il modo in cui infetta le persone e in cui può danneggiare le persone è parecchio complicato. Questo ve lo spiego rapidamente, non entro molto nel tema, un pochino sì perché è importante. Il virus è trasmesso dalle zanzare ed è diffusissimo. Quasi tutte le persone entro il quinto anno di età nei paesi tropicali vengono infettate dal virus. Normalmente nella stragrande maggioranza dei casi, ma si parla del 99,99, cioè poi 10 alla meno 4, 10 alla meno 5, dei casi le persone hanno un po' di mal di testa, una febbriciatola, alle volte non se ne accorgono nemmeno, un giorno o due passa. Quando la stessa persona viene infettata da un secondo virus, cioè una seconda volta da un virus simile di questa famiglia del dengue, che poi è una famiglia, non è un solo, succede l'incontrario della vaccinazione. Noi tutti, quando veniamo infettati da un virus, il principio della vaccinazione è che il tuo sistema immunitario impara a conoscere questo agente e la seconda volta è già pronto e lo sopprime in modo molto rapido. Invece che cosa succede? Che questo virus ha in qualche modo escogitato un sistema per sfruttare la risposta immunitaria e la seconda volta può avere un effetto anche molto grave. Si parla del 2-3% dei casi, che se la popolazione è tutta è molto, in cui la febbre, la malattia diventa grave, può essere molto debilitante. E in alcuni casi può anche trasformarsi in febbre emorragica e essere letale. Può raggiungere il cervello, può raggiungere tutti i distretti del corpo, grazie proprio al fatto che utilizza i nostri stessi anticorpi per andarsene in giro. Quindi questo viene definito come il paradosso immunitario di dengue ed è una cosa che nessuno ha ben chiaro come funzioni. Sì, perché insomma i virus ne hanno inventate di tutte, questo si è scogitato questo sistema qua. Quindi capire come funziona la relazione fra il virus e il sistema immunitario diventa molto importante per poter tenere sotto controllo eventualmente le seconde infezioni. Poi le terze e le quarte diventano più, cioè se uno supera la seconda comincia a essere più o meno immunizzato, più o meno, poi possono succedere dei casi, però diventano rari. L'infezione chiave da tenere sotto controllo è la seconda, che tra l'altro colpisce anche persone in età giovane, cioè proprio ragazzi, adolescenti fino ai 20 anni, perché ora che arrivi a 20 anni un paio di volte il dengue te lo sei preso. Mi raccontano questa cosa, mi raccontano un po' tutta la vicenda molecolare del dengue, dico ma io che cosa faccio? Cioè io mi occupo di strutture molecolari. Comunque, un'altra, già prima ci eravamo messi d'accordo perché siccome
l'aspetto dello studio delle strutture e dei movimenti ha una componente di informatica molto rilevante, e ho detto vabbè, andiamo all'ICGB, però organizzami anche degli incontri con l'università di informatica, perché sicuramente se dobbiamo fare qualche cosa lo facciamo anche con loro, quindi vediamo di mettere insieme queste due cose. Quindi oltre ad aver visitato il CGB, che è veramente una cittadella, a parte che per entrare bisogna averci dei visti super timbrati e il controllo volare no, perché non ce l'hanno, però sempre accompagnati, sempre vai solo nei posti dove loro ti vogliono far vedere, giustamente, perché hanno sviluppato dei sistemi che possono anche essere di interesse industriale per i concorrenti, se vogliamo, oppure possono essere soggetti a boicottaggi, se vogliamo, in qualche modo, cioè una struttura che produce i farmaci per tutta la popolazione va ovviamente protetta, soprattutto in un paese che è sotto assedio costante. Quindi il primo giorno o due vado al CGB e il secondo mi accompagnano sempre all'università di informatica, sì, Università de Scienza Informatica, un posto esagerato, veramente grandissimo, con numerosi edifici, che mi raccontano che è stato trasformato nella sede dell'università di informatica quando i sovietici sono andati, perché quella era la base di ascolto sovietica per le comunicazioni statunitensi, per tutte le strutture, le strutture di comunicazione nel continente americano, cioè era proprio la base, e lì è diventata l'università di informatica. Anche lì ovviamente abbiamo cominciato a parlare, insomma, alla fine, tra una cosa e l'altra, tra gli informatici, i virologi, io che mi occupo di proteine, insomma, siamo riusciti a mettere insieme qualche idea per pensare a fare un progetto. Poi non è che potevamo avere i dettagli, i progetti si iscrivono anche a seconda di quelle che sono le chiamate, i finanziamenti disponibili, eccetera. Però nell'arco di quelle due settimane che sono stata lì abbiamo allacciato delle belle relazioni con questi ricercatori, sia dell'uno che dell'altro, e abbiamo praticamente costruito quest'idea di progetto a tre. Una cosa che volevo segnalare a proposito del CGB è che negli anni 80, quando fu costruito il CGB a L'Avana, fu anche istituito dall'UNESCO l'ICGB, che è International Center for Genetic Engineering and Biotechnology, stessa cosa, uguale, identico, che doveva comprendere anche il centro di Cuba inizialmente. Nell'idea dell'UNESCO si trattava di una serie di laboratori in diversi paesi del mondo che dovevano servire per il trasferimento tecnologico verso dei paesi cosiddetti emergenti, tant'è vero che i centri dell'ICGB sono, ce n'è uno in Italia che è a Trieste, che è, diciamo, proiettato verso l'est Europa, si parla degli anni 80, verso l'est Europa, uno in India, uno in Brasile, uno in Sudafrica. E poi c'è quello di Cuba, che ufficialmente non fa parte del circuito, però in realtà fra ricercatori dei vari istituti diffusi in questi quattro centri, in qualche modo è un po' rientrato in sede dell'UNESCO. Cuba addirittura avrebbe voluto proporsi come sede principale, mentre non l'ho ancora letto, se l'avessi letto saprei tante cose in più, ma purtroppo non l'ho ricevuto. Perché me l'hanno raccontato all'ICGB. Quindi insomma, fin da subito c'è stata questa attenzione internazionale
nello scambio delle conoscenze e dello sviluppo. Questo accordo, torno in Italia, io vado dal mio direttore dicendo: guarda, abbiamo fatto questa bella cosa, facciamo un progetto. E, qui bisogna fare un accordo internazionale, lo deve fare il presidente, bisogna chiedere al ministero, bisogna fare queste cose qua. Loro mi avevano dato un protocollo, un memorandum, si chiama Memorandum of Understanding, detto MOU, o MU. Il segretario lo chiamava MU. Cioè, un giorno sono chiamato e dico: ah, si parla di cose. Ah sì, il MU. Cioè, e poi ho capito, è MU. Che però al CNR non andava bene, quindi io sono. Quindi hanno loro riscritto il MU come va bene al CNR, io l'ho dovuto rimandare separatamente ai due istituti, perché se fare la cosa direttamente a tre sarebbe stato impossibile. Insomma, fra che il CNR avesse questo pronto con le cose cubane, che lo mandassimo a Cuba, che i cubani gli andasse bene, che tornasse indietro, che fosse firmato, il MU non è ancora firmato. E devo dire che se i cubani hanno impiegato due mesi e mezzo per fare la loro parte, noi ci stiamo mettendo 8 mesi, 9 mesi, un anno, perché io sono tornata a marzo e proprio stamattina non ne potevo più, ho telefonato di nuovo a Roma, al CNR, per chiedere che fine avessero fatto questi benedetti MU. Una volta firmati sia dai cubani che dal presidente del CNR, e già per ottenere la firma sono dovuta andare a Roma a bussare alla porta e dire: ma allora dov'è, in che cassetto l'avete messa? Cioè bisogna fare così. Comunque a novembre l'hanno firmato, stamattina sono riuscita a farmi dire, neanche dal responsabile che non c'era, ma da una segretaria che mi ha detto: ah sì, le carte cubane, certo, le ho mandate io proprio l'altro ieri, cioè il 18 febbraio, ma sono firmate da novembre. Ma bisognava sapere, andare alla posta, trovare quale in che modo bisognava mandarle. Vabbè, insomma, comunque, se... Sembra uscita per chi sulle tenghe, è questo, no? Progetto. Ma non è neanche un progetto, cioè è una dichiarazione in cui... Tu progetto, no? Che tu volge CNR di... Certo, sul dengue. Sì, sempre su... A questo punto, se loro erano interessati al dengue... Erano già trovati. A parte che ci saranno centinaia di laboratori in giro per il mondo, tutti che studiano questo virus, perché è un virus importante, è importante anche nell'interazione con Zika, che è un parente stretto, e infatti pare che i casi che poi sono diventati particolarmente gravi di Zika, quelli che hanno provocato tutte le nascite microcefale in Brasile. C'è anche un attacco terroristico degli Stati Uniti che ha messo il virus del dengue a Cuba. No, è esogeno da sempre, non credo che si tratti... Sì, sì, è nel memoriale della denuncia. Questa cosa adesso sta andando avanti e cercheremo, io ho nel frattempo fatto delle richieste di finanziamenti dicendo che eravamo già d'accordo, cosa che di fatto era, anche se non c'erano ancora le firme, e speriamo che la cosa possa procedere. In realtà io lo spero molto, perché una delle difficoltà grosse per gli scienziati cubani è proprio dovuta al blocco. Perché, per esempio, adesso vi racconto un altro episodio, quando ero lì al CGB, mi hanno fatto visitare un po' di macchine, di strutture, mi hanno detto: questo è uno spettrometro di massa. Caspita, ci avete un bello spettrometro di massa, l'ho visto. L'abbiamo comprato 5 anni fa, l'abbiamo comprato da una ditta inglese, abbiamo fatto uno sforzo enorme, cioè il budget di 3 anni di tutti i macchinari dell'istituto, hanno deciso di metterlo tutto per comprare questa macchina. L'hanno comprata.
dopo un paio d'anni la ditta che l'ha prodotto, che era una ditta inglese, è stata comprata da una ditta americana e loro non hanno più manutenzione, non hanno più pezzi di ricambio, non hanno più possibilità di aggiornare lo strumento e quindi si devono arrangiare facendo delle cose, costruendoli con le mani. Cioè, come hanno imparato a fare, però chiaramente la performance di una macchina che è uno spettrometro che ha dei laser un po' delicati, insomma c'è una serie è una macchina molto sofisticata, se il pezzo non è preciso alla frazione di millimetro gli allineamenti possono non essere corretti, insomma, ma anche la manutenzione la fanno dei tecnici ultra specializzati, cioè che si occupano solo di quelle macchine lì, che non è come utilizzarle, cioè uno le utilizza ma mica detto che le sappia riparare, come le nostre macchine, le automobili, tutti sappiamo guidare, ma quando si rompe non è che tutte le sappiamo riparare. Immaginate uno strumento particolarmente sofisticato. Ugualmente anche gli informatici mi dicono sì, noi facciamo tante cose, ma hanno raccontato loro, stanno informatizzando tutto il sistema sanitario, quindi con tutte le registrazioni, la storia clinica e la storia, tutti i dati, gli esami eccetera di tutta la popolazione che ha visitato una volta l'ospedale, cioè tutti da quando nascono. E questo è un lavoro informatico anche abbastanza complicato. Ovviamente è necessario mantenere la privacy, insomma tutte le informazioni devono essere ben protette, sia sulle storie dei pazienti, sia sui farmaci, sugli effetti dei farmaci, anche perché poi questo serve in qualche modo da trial, da test per i farmaci che piano piano vengono sempre più validati. Quindi anche gli informatici fanno moltissime cose, hanno dei livelli di ricerca e di scienza molto, di utilità e utilizzazione molto avanzati, però per esempio le schede video, che sono di produzione statunitense, loro fanno fatica ad ottenerle, devono triangolare, le devono pagare 10 volte di più, certo. E una cosa e l'altra, quindi ogni cosa è più complicata per loro che per noi. Aggiorno una cosa che ha detto Angelo, perché internet ormai è abbastanza diffusa. Ma infatti è una cosa proprio, ma da un anno all'altro le cose evolvono molto rapidamente. Anche gli hotspot, tutti vanno su internet, sul cellulare, è pienissimo, così è? Sì, è proprio... Allora, gli scienziati diciamo sono abbastanza controllati rispetto alle loro comunicazioni, tant'è vero che io una volta ho dovuto fare una conferenza a tre con loro, per scrivere questo progetto in cui dicevo che c'era l'accordo, anche se non era ancora firmato, ma l'accordo diciamo verbale c'era, io gli posso mandare le mail. E lì è curioso, perché è più facile avere una connessione internet come privato cittadino che non come ricercatore.